consigliere Lavora, la relazione. L'interrogazione, io qua sto pensando, purtroppo, perché allora, consiglio comunale di interno con il sindaco Sandro Bartolomeo, se era a conoscenza del ritrovamento dei fusti tossici, vista la nomina a custode del suo dirigente, addirittura Adriano Breno, dato che nel consiglio del 27 settembre 2013 aveva dichiarato che in quei fusti non c'era materiale pericoloso. Quali iniziative ha intrapreso, se esistono, ne chiediamo copia, per la custodia e per l'accertamento del contenuto dei fusti ritrovati? Dato che come sindaco è la massima autorità in tema di salute pubblica, tutela della nostra salute e dei nostri figli. Se quella zona è stata successivamente bonificata, o ne sia stata ordinata o eseguita alcuna perizia sull'area interessata, in entrambi i casi vediamo come si documentazione. Reiterano la richiesta di istituzione di una commissione speciale a titolo gratuito che si occupi esclusivamente della problematica dei rifiuti tossici alla luce degli ulteriori sviluppi del caso. Allora, rispondo al sindaco, grazie consigliere Lavora. Aggiungi qualcosa? Io vi ringrazio per questa opportunità che voi mi date per chiarire una volta per tutte questa vicenda su cui in questi giorni c'è una grande attenzione mediatica, su cui sono state dette anche molte imprecisioni. È forse il caso di farci intorno un po' di chiarezza, un minimo di storia. Nel 1997 l'allora comandante della polizia provinciale Novelli sequestra nella discarica di Benitro, che in quel momento non era ancora una discarica ma era un sito libero che poteva essere frequentato da chiunque, diventerà poi un sito controllato, dice di aver trovato in quello spazio due fusti emergenti della presumibile capacità di 100 litri, 150, 200 litri, e presumeva che sotto ce ne fossero altri. La vicenda ovviamente non poteva non attrarre l'interesse del magistrato, l'allora procura circondariale a cui i reati in materia ambientale erano, delegati, interviene e sequestra il sito.